E con la conclusione di un progetto pilota regionale rivolto alla banda ultralarga in fibra ottica per le aziende, realizzato in un'area bianca di Rottofreno, le cosiddette aree a fallimento di mercato, cioè dove le infrastrutture per la banda larga sono inesistenti, che la società pubblica Lepida presenta la sua offerta di servizi ai comuni della provincia di Piacenza. Un progetto pilota per la banda ultralarga, perché la banda larga l'avevamo, adesso dobbiamo andare verso la ultralarga, in particolare dobbiamo portare alle imprese molta banda. Quant'è ultra? 30 mega, 100 mega, 1 giga. Noi ci siamo tarati nel portare 1 giga a tutte le imprese, poi le imprese utilizzano e contrattualizzano quello di cui hanno bisogno. Alcune imprese oggi senza banda ultralarga sono come anni fa alcune imprese senza l'acqua. Quindi bisogna stare molto attenti, portarla a tutti e fare in modo che sia una risorsa disponibile. Il progetto ha coinvolto in prima linea un'azienda piacentina, come tramite tecnologico tra i vari soggetti coinvolti. Noi siamo attualmente un data center presente sul territorio piacentino. La collaborazione con Lepida sta nel fatto di portare, oltre che connettività in banda ultralarga, anche servizi data center. Il data center di Naquadria, che si trova in via Orsi a Piacenza, è direttamente interconnesso alla rete Lepida e tutte le aziende, in questo caso quella della Cattanina, che è il progetto pilota, potranno avere una connettività da 1 gigabit gratuito verso il nostro data center, quindi usufruire anche di servizi di sala oltre che della connettività. Un progetto pilota, ma anche la presentazione di ulteriori servizi che saranno disponibili per le pubbliche amministrazioni. L'idea è quella di presentare tutta una gamma dei servizi che Lepida può erogare alla pubblica amministrazione piacentina e ai cittadini. Credo che sia molto importante familiarizzare prima di tutto con Lepida, che è la società interamente pubblica della Regione Emilia-Romagna, che si pone anche come l'interlocutore principe delle pubbliche amministrazioni del territorio in generale, per tutta quella che è la possibilità di garantire connettività, soprattutto nelle zone bianche, quelle cioè in cui il mercato del privato non arriva, ma anche come partner della pubblica amministrazione per erogare servizi sempre più innovativi.